Buongiorno a tutti per la decima edizione del Palio dei Bracieri. C'è Miss Palio, c'è la contrada che ha vinto, che è quella di Villa Fastigi. Villa Fastigi, un urlo per la vostra vittoria. Villa Fastigi porta a casa la decima edizione del Palio dei Bracieri. Esatto, dai. È un sogno che si avvera dopo tutti questi anni che ci abbiamo provato, ci abbiamo creduto, quest'anno è successo davvero. E niente, dai, siamo molto contenti. Come vedete è un entusiasmo, è una sorpresa anche per noi oggi tirare su il ciocco. E lo dedichiamo, dai, a tutti i sanpietrani, quelli che sono presenti, quelli che purtroppo non ci sono più. Lo dedichiamo a loro, che ci sono sempre stati. Avevano detto non invadete il campo, ma come si fa a non invadere? Quando c'è il cuore che parla e non la testa succedono cose strane. E quindi l'abbiamo fatto in buona fede, non l'abbiamo fatto in mala fede, dai. Si è venuto spontaneo, diciamo. È stata un'ultima gara di sorpassi su sorpassi, alla fine l'ultimo è stato il vostro. Dai, è stata una bella gara, combattuta fino all'ultimo e è andata bene così, dai. Hai vinto Miss Palio per la decima edizione, un commento a riguardo? Non me l'aspettavo, sono molto contenta, avevo supporto di tutta la mia contrada e sono molto molto fiera, anche dei ragazzi che hanno corso sono stati bravissimi. Villa Fastigi, meritatissima la vittoria. Non solo Villa Fastigi quindi porta un premio a casa, addirittura voi portate una corona. Sì, ho portato una corona, sono molto contenta anche di fare da sponsor per Bernardini, il parrucchiere, che è il premio che mi sono aggiudicata. Il Palio è una tradizione, anche Miss Palio è una tradizione e Bernardini è una tradizione che porta il premio a Miss Palio. Sì, questo premio ogni anno si rinnova, le Miss quest'anno è stata una scelta difficilissima perché erano tutte bellissime, belle, simpatiche, brave. Comunque lei è risultata un po' più delle altre, quindi meritava di vincere. Sono molto molto contento di questa scelta. Il Palio non è soltanto un momento che unisce i quartieri, lo sport, le emozioni, ma anche l'impresa al territorio. Sì, sicuramente per tutto, coinvolge la città a 360 gradi, quindi voglio dire è bello che è una festa che unisce tutti, anche se c'è la competizione, però alla fine si festeggia tutti insieme e questo è importante. Fabio, siete la coppia più veloce e un tempo di 52 secondi, un record praticamente. È una soddisfazione incredibile, soprattutto portare a casa questo trofeo che aspettavamo tutti da 10 anni, quest'anno anche se l'organizzazione è stata all'ultimo secondo, siamo riusciti a organizzare una squadra unita e questo è il risultato. Non è solo il nostro, ma di tutta la squadra. Casadei porti un cognome che è il talento dell'Inter, anche Pesaro ha un talento. Un talento, sì, no. Io gioco a basket, però quando mi chiama la contrada ci metto il cuore e volevo dirvi un aneddoto. Siamo la coppia migliore, ma qua non avevamo mai fatto il tiro di prova, quindi siamo andati un po' alla cieca, ma ci siamo trovati perfettamente e siamo contentissimi del risultato. Come ci si prepara per un risultato del genere? Ma solitamente gli allenamenti iniziano fin da giugno, quest'anno visto che si è deciso di fare il Palio a luglio, ci siamo rimboccati le maniche le ultime 2 settimane e siamo riusciti con impegno a raggiungere questo risultato nonostante il poco tempo.